Ma ringrazio per questa possibilità di partecipazione ad un seminario che, come ha già visto interventi pregnanti e assai concreti. Ma io dico questo, che non c'è bisogno di ricordare Tocqueville del viaggio americano per dire che in una comunità politica l'associazionismo, il capitale sociale, la trama di coesione di fatto ne costituiscono, prima ancora che le istituzioni giuridiche, appunto, la precondizione di unitarietà e quindi in definitiva di democraticità. C'è bisogno di citare un autore recente americano, Robert Putnam, che dice, che ha scritto questo libro, Giocare a bowling da solo, per ricordare la desertificazione dell'attuale contesto sociale, la fruizione solitaria della comunicazione elettronica, il fenomeno dei lavoratori isolati di massa, lo svuotamento dei luoghi di solidarietà condivisa come i partiti, i sindacati e anche delle chiese, un fenomeno forse più preoccupante di quello di cui che ricordava delle 22.000 enti di beneficenza soppressi dallo Stato liberale, lo ricordava Antonini. Tutti i fenomeni, la broken society, le fratture sociali, che indeboliscono l'unitarietà della struttura profonda della comunità politica. E in definitiva, ripeto, la sua democraticità. E ora, insomma, un po' il problema che è circolato qui in vari interventi è come ricostituire il tessuto sociale precondizionante una democrazia. E certo è almeno dubbia l'efficacia di istituzioni giuridiche che vogliono operare fusioni a freddo mediante la produzione di decreti, a mezzo di decreti, senza immaginare invece circuiti culturali più profondi di coinvolgimento appunto democratico. Il progetto portante di Big Society si basa appunto sull'idea di uno Stato capacitatore, si è detto. È uno Stato cioè che non produce nuove istituzioni, che rifiuta l'errore che si possa modificare la società per decreto, e di uno Stato invece che cerca, oserei dire, di sotterrare, ecco, lo scheletro contadino di cui recentemente ci ha parlato Beppe De Rita, cioè di cercare i nodi, le giunture che, sia pure in modo aurorale, possano sostenere una nuova rete di coesione sociale. E su questi nodi, su queste giunture, faccia la propria scommessa di una nuova unità, capacitandoli appunto, cioè assegnando poteri e responsabilità basati sull'eliminazione di tre intermediazioni tipiche della statualità, cioè quella burocratica a favore della partecipazione, quella della distanza a favore della prossimità, quella dell'interesse pubblico generico a favore dell'interesse concreto collettivo. Si verifica dunque un paradosso. Lo Stato deve capacitare nuovi corpi intermediari, nuovi e vecchi, l'associazionismo, il volontariato, il localismo, le culture territoriali, per eliminare le tre intermediazioni più tipiche della statualità, cioè per inseguire in definitiva al proprio interno quel vincolo di coesione, diceva adesso Petrussel, che lo Stato persegue nell'Unione Europea come uno dei fondamentali principi del quadro costituzionale europeo. Aggiungiamo pure, per estendere il senso e i confini che sono propri del principio di leale cooperazione tra le istituzioni giuridiche, solo che adesso
il concetto di leale cooperazione deve essere dilatato a comprendere anche quella cooperazione che deve intercorrere tra le istituzioni statali e le istituzioni sociali. Cambia anche in un certo modo lo stesso concetto di sussidiarietà. Non basta più la formula, che pure è efficace, felice, dell'articolo 118 della Costituzione. Qui si legge che i poteri pubblici favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base appunto del principio di sussidiarietà. Dicevo, è una formula felice nell'attuale contesto. Ma ora, nel progetto di nuova società, il verbo favorire, che c'è nella Costituzione, dovrebbe mutarsi più propriamente in quello di attribuire, originariamente, salvo il compito di supplenza del potere pubblico nei casi in cui vi sia atonia sociale. Quasi un capovolgimento, insomma. È lo Stato, lo dicevo un attimo fa, se ho ben capito Pitruzzella, cioè è lo Stato che diviene sussidiario nell'ambito del principio generale di un potere civico diffuso. Questo è capito. Così come una sensibile rettifica al principio di partecipazione, almeno nel suo significato più comune, più diffuso, che è quello di partecipazione alla decisione politica attraverso procedure che innestano momenti di nuova democrazia diretta a momenti di tradizionale democrazia partecipativa e rappresentativa. Nel progetto di nuova società, invece, il significato di partecipazione deve riportarsi a quello originario contenuto con formula che oserei dire profetica nell'articolo 3 della nostra Costituzione, come è detto testualmente, effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale. Non dunque solo partecipazione alla decisione, ma la più pregnante partecipazione alla gestione, la presa in carico e in responsabilità di compiti ora affidati ad una macchina, nel senso completo dell'espressione, la macchina burocratica amministrativa con le note alienazioni di tempo e di mandarinato che storicamente essa ha sempre comportato. Ma per l'attuazione di questa rivoluzione del potere, dalla verticalità all'orizzontalità, dalla strattezza direi alla convivialità, dalla partecipazione di decisione alla partecipazione di gestione, sono ben visibili e presenti due enormi interrogativi, che quelli echeggiati nel titolo allusivo di questa comunicazione, cioè Big Society o Big Government, oppure Big State, come ama dire invece il presidente Marzano. Il primo di questi interrogativi è, per dirla con Pier Paolo Pasolini, la scomparsa delle lucciole. Ecco, diciamo un po'. In questo caso le lucciole sono quei germi sociali, quell'associazionismo legittimato dalla sua effettività sociale, quei nodi di aggregazione fattuale di cui si lamenta ovunque la rarefazione. Non la scomparsa, ma la rarefazione sì. E allora che cosa fare in questa situazione di impoverimento sociale, di prevalenza, per dirla in termini etico-sociali, di egoismi sulla solidarietà di Antonini parlava, quando encicliche, dell'avidità a vicolo cieco, di un'avidità a vicolo cieco sulla gratuità. Cosa fare? Si badi bene che la domanda ce la poniamo in un contesto come quello italiano, che tutti gli studiosi stranieri riconoscono che per ragioni storiche legate alla nostra struttura municipale e al forte insediamento ecclesiale è fra le migliori per sperimentare queste forme di trasferimento del potere pubblico.
Che cosa fare? Una domanda a cui si possono rispondere, tre alternative soluzioni. O si dovrà procedere, come prima ipotesi, ad una specie di identificazione, addirittura di creazione, quasi in fase costituente, di strutture sociali cui trasferire poteri o strutture cui avviare processi, ovvero ci si deve limitare, era la seconda ipotesi, ad una semplice ricognizione dell'esistente geografia sociale, le associazioni, le cooperazioni, le parrocchie, per un esame di idoneità ai fini della capacitazione di poteri nuovi, di poteri. Ovvero ancora, come terza ipotesi, si deve far capo alle autonomie territoriali con un accentuato trasferimento di poteri e di risorse condizionato al loro impiego per favorire l'autonoma sussidiarietà cittadina, di cui parla appunto l'articolo 118 della Costituzione. Ognuna di queste tre soluzioni offre alla prima lettura ragioni favorevoli e ragioni contrarie. La rifondazione di nuove forme di socialità avrebbe il pregio di essere aperta a tutte le innovazioni che per rivoluzioni tecnologiche, tutti sappiamo, i fenomeni demografici, hanno profondamente mutato il tessuto sociale. Ma la identificazione di un open society allo stato nascente è impresa ardua, con forti margini di arbitrarietà, specie laddove la rappresentanza politica dovrebbe in un certo senso riconoscere radici diverse da quelle che ne sono alla base. La seconda soluzione è la ricognizione della geografia sociale esistente, con ovvi processi però di selezione, avrebbe il pregio di agire su un solido terreno di tradizioni, seguendo il vaglio che non sbaglia mai del consenso cittadino. Però essa non potrebbe sottrarsi anche solo al sospetto di perduranze di logiche corporative e conservatrici, di cui anche in questi giorni abbiamo qualche esempio. La terza soluzione, quella del riferimento alle autonomie territoriali, avrebbe il pregio di mettere in movimento un meccanismo di sicura legittimazione, il municipalismo italiano, sia per la prossimità, sia per la capacità di individuazione dei soggetti più adeguati alla cura dei bisogni sociali, di distribuzione del potere, quel potere diffuso di cui ci ha parlato Delrio. Essa conterrebbe però il disvalore di una scelta di trasferimento infrastatuale, l'abbiamo visto con l'attuazione, insomma, così, con gli sforzi che si stanno facendo in quello che viene chiamato federalismo fiscale, scelta di trasferimento infrastatuale, di potere e di risorse, cioè in tutto sommato l'assurdo di una big society imposta dall'alto, caricando gli enti locali di oneri, di scelte che la prossimità non renderebbe certo più facile per il peso degli interessi più vicini e più esigenti. Tutto sommato la soluzione più congrua potrebbe essere la seconda, quella della ricognizione e del conferimento di poteri generali nel quadro sociale esistente, con l'avvio di processi e soluzioni aperte all'inclusione di soggetti sociali emergenti, insomma, il favorire queste esperienze di civismo, no? Di cui ancora ci parlava Delrio, e quindi un mix di queste soluzioni. Vi è però, concludo, vi è però alla sperimentazione della big society un secondo e fondamentale interrogativo, che è il seguente. Nella crisi, nello stato di eccezione che viviamo, è possibile un'operazione che renda orizzontali e in un certo senso molecolari gli interventi pubblici? Mentre è proprio delle situazioni di crisi e di emergenza sociale il ricorso alla verticalizzazione del potere pubblico, e vi è l'idea prevalente che solo una capacità assoluta di sintesi, una forza di urto che catalizzi tutta l'energia politica della comunità, possa essere in grado di contrapporsi allo sgretolamento complessivo dell'edificio sociale in essere
è l'epoca trionfante del big government, in un certo senso il ministro Ornaghi qui partecipa in un certo senso a questa idea complessiva, nonostante quelle le cose che certamente ci dirà in senso contrario, ma è questa, come viene intesa non solo in Italia, la nostra esperienza. E la logica corrivamente definita, anche qui si è detto poco fa, del taglio lineare, come concezione di riduzione ad unità, ad uniformità ed omogeneità di situazioni fortemente ineguali per impatto sociale, e la logica verso del drenaggio verso l'alto per ragioni di Stato e non solo per motivazioni redistributive, di risorse raccolte senza distinzioni di bisogni e di ricchezza territoriali. E la logica, insomma, dell'Unione Europea, che annulla le autonomie parlamentari nazionali per le politiche fiscali, con l'imposizione di un loro controllo verticale, verificato perfino, come si è detto, l'ultimo vertice, con rimedi giurisdizionali. Non sembrerebbe dunque esserci scampo per una concezione che, almeno in tempi di cui non conosciamo i confini, che sfugga all'assolutismo della mobilitazione contro la crisi. Eppure, come nei regimi politici più assoluti e a vocazione totalitaria, vi sono flussi che apparentemente marginali recano in sé il germe ormai disseminato di un'autonoma organizzazione di forme comunitarie che, quasi come chiese del silenzio, siano pronte a sostituirsi alla statualità nella produzione di beni collettivi, di una società fondata sul rendimento del bene comune e del soccorso reciproco. E poi il quadrare il cerchio di cui parlava Petruzzella. Se non si può riformare una società per decreto, non si può però impedire ad una società di trovare in se stessa, senza decreti, per una sorta di spontaneismo, di autotutela e di riforma, le energie autonome che riposano anche e forse soprattutto sul passato per dare una risposta diversa alla crisi, che non sia solo quella dell'autorità assorbente di vertice. Ma per fare questo è certo necessario che partiti politici rinnovati si facciano portatori di queste idee e di queste speranze in un certo senso rivoluzionario, che puntino non all'occupazione dello Stato, ma alla liberazione della società e delle sue energie come obiettivo ricostruttivo al di là della crisi. Grazie.